sinistra. Prendi un po' a sinistra. Rifà una. I beni storici, artistici e architettonici di proprietà del gruppo. Noi abbiamo un enorme patrimonio culturale ed artistico derivante dalle 250 banche che invece fanno di Intesa San Paolo uno dei pilastri dell'occupazione in Piemonte e del suo futuro, che conserva le immagini degli episodi cruciali della storia, fotografia, curata da Aldo Grasso e Walter Guadagnini. Il nuovo museo Piazza San Carlo consoliderà la centralità di Torino a livello internazionale nelle nuove arti figurative e sono certo che diventerà uno dei cuori pulsanti della fruizione. Grazie, buongiorno a tutti, grazie di notare cosa sta accadendo oggi, perché chi è sposato ben lo sa, i matrimoni sono matrimoni che vivono di rapporti formali ma hanno necessità di prove d'amore. E Intesa San Paolo prove d'amore, questa saper dimostrare nei fatti che il legame con Torino e il Piemonte tra Intesa San Paolo è sempre solido è un qualcosa di cui io voglio oggi ringraziare Intesa San Paolo. Lo faccio istituzionalmente a nome della nostra regione che vanta da tutte le sue ricchezze, non solo materiali ma anche morali, culturali, etiche, di avere Intesa San Paolo, che per noi è un punto di riferimento significativo importante ed è un modello anche da prendere ad esempio, io credo.
di comprendere, avere quella sensibilità alla guida della banca che fa sì che oggi noi stiamo parlando con una banca, di una banca che investe su un tema che riguarda tutti noi, ovviamente non solo cittadini della nostra città, non solo turisti, ma soprattutto i ragazzi, le ragazze, i giovani, le scuole, e cioè il tema della cultura. E qualcuno potrebbe darlo per scontato, ma non è così. Non è così non solo perché, ripeto, l'investimento vede un finanziamento, ma non è scontato perché oggi si mette un ulteriore tassello rispetto a un rapporto che, come diceva giustamente il presidente Grosspietro, vede un mix pubblico-privato dove le istituzioni mettono a disposizione le proprie competenze, le proprie capacità. Ecco, io credo che ci sia grande entusiasmo e il vostro investimento sia un traino importante che ci favorisce, ci crea maggiore entusiasmo per poter costruire offerta culturale, per rendere attrattiva la nostra città. E quindi questo entusiasmo che noi proviamo oggi è un qualcosa che voi trasferite a noi, noi vorremmo trasferire a voi in questa sfida che andremo in qualche modo, credo, ad affrontare tutti insieme. E noi cosa abbiamo fatto? Oggi, nell'epoca nella quale bisogna distinguersi a tutti i costi, siamo andati subito sparati al primo piano a vedere i bellissimi saloni del Palazzo. Quindi è stata con grande sorpresa e anche con grande soddisfazione che abbiamo trovato che sotto qui ci sono degli spazi meravigliosi, ampi, grandi, che erano stati realizzati proprio per le assemblee del Banco di San Paolo. Prima di parlare della funzione che è stata assegnata a Torino nel quadro complessivo delle Gallerie d'Italia, c'è una considerazione importante che ritengo di dover fare in via preliminare e che non riguarda le collezioni d'arte, ma proprio gli sprechi di palazzo. Soltanto a rivalorizzarla la bellezza architettonica e a farle contenitori di opere d'arte, significa riconsegnarli alla vita della comunità cittadina come parte essenziale della loro storia e della loro stessa identità. Lo spostamento dell'asse dell'operatività della banca posizionato sul grattacielo, secondo me, ha determinato su questa parte
della città e su questa parte dell'attività della banca uno svuotamento di questa struttura, struttura alla quale io sono particolarmente affezionato. A me piace moltissimo questo complesso di Piazza San Carlo, e pur non essendo torinese mi piace moltissimo Piazza San Carlo. Delle persone che svolgono politica su questo territorio. Io l'ho già detto facendo i complimenti a Chiara già in occasione pubblica, vi ribadisco qua, secondo me avete una sindaca sicuramente di grandissima capacità. Miliardi di euro, paghiamo 3 miliardi l'anno scorso, 3 miliardi e 400 milioni di euro di dividendi. Rappresenta il completamento di un investimento forte su questa città, dove oltre ad aver essere il primo datore di lavoro nel territorio piemontese e a dare occupazione a oltre 3.000 persone nella città, avere investito sul grattacielo, credo che mancasse quell'elemento che porta a valorizzare il più bel punto di Torino, che è Piazza San Carlo, con una delle cose più importanti che facciamo nel gruppo, che sono le attività culturali. Credo che in questo modo abbiamo veramente reso la città con la possibilità di avere dai centri di innovazione, grattacieli, sino ad avere il luogo più bello della cultura di Torino. Ma in futuro ha parlato di nuove assunzioni? Assolutamente, nell'ambito assicurativo noi stiamo già facendo delle assunzioni e tutto il potenziamento delle assunzioni avverrà qui su questa città, e potremo arrivare fino a quasi 500 persone assunte sul territorio. Ma l'investimento si può sapere più o meno orientativamente? Parliamo di cifre che non cito, perché comunque le vedrete l'impatto mano a mano che verrà realizzato, ed è un impatto veramente iconico di una forza, di impatto e di una bellezza che credo che veramente stupirà Torino. Dottor Messina, per quanto riguarda sempre il futuro, c'è la possibilità che in futuro Intesa San Paolo possa cambiare nome? Nel 2020 potrebbero esserci incorporazioni in Europa da parte di Intesa San Paolo? Intesa San Paolo non cambierà nome in nessun modo, assolutamente. E nel 2020 non vedo delle opportunità fuori da questo territorio che possano essere colte in nessun modo. Io credo che il percorso di concentrazione nel settore bancario europeo sarà un percorso che richiederà molto più tempo, perché per fare sinergie, che è un presupposto per poter fare le aggregazioni, ancora la regolamentazione europea non consente di avere le stesse regole dappertutto. Bene, grazie mille. La presentazione del progetto delle Gallerie d'Italia a Torino in Piazza San Carlo in realtà ci permette di far iniziare il conto alla rovescia per arrivare all'apertura, che avverrà
tra un anno e mezzo almeno di lavori. La quarta Galleria d'Italia in qualche modo completa questo straordinario Grand Tour italiano, aggiungendo una città che per Intesa San Paolo è importante, è centrale, e addirittura nello stesso palazzo in cui c'è la sede legale della banca ci saranno le Gallerie d'Italia. Evidentemente il progetto più iconico delle attività culturali della banca. Le Gallerie torinesi saranno dedicate principalmente alla fotografia. Qui in Piazza San Carlo a Torino, Intesa San Paolo apre una nuova sede delle Gallerie d'Italia, la terza sede fondamentalmente oggi, tutta dedicata alla fotografia, al cinema, all'arte digitale, ma non tanto alla forza degli autori, al messaggio dei singoli autori, quanto come strumento per capire la realtà di oggi e valutare un possibile futuro. Qui in Piazza San Carlo c'è una bellissima facciata molto scenografica che ha determinato tutto il fascino della piazza, che è il salotto dei torinesi, e tutti i palazzi che si affacciano hanno la stessa identità. Quindi noi abbiamo creato una unicità, una differenza, una qualità, costruendo uno scalone che va sottoterra. E tutti gli spazi saranno proprio qui, sotto i nostri piedi, dove si nasconde la natura del mondo e il futuro degli uomini. Qui in Piazza San Carlo a Torino, Intesa San Paolo apre la quarta Galleria d'Italia, una Galleria d'Italia tutta dedicata alla fotografia, al cinema e alla tecnologia delle arti digitali e dei software di visualizzazione. È una Galleria d'Italia non tanto concentrata sulla qualità degli autori e sulla fotografia di per sé stessa, quanto sullo strumento della fotografia per capire la realtà di oggi e per visualizzare il futuro.